Buongiorno, il Consiglio dei Ministri di oggi ha approvato alcuni interventi, cito rapidamente le cose essenziali, due decreti legislativi che sono in attuazione alla legge 31 dicembre 2012 e riguardano le disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa e riguardano l'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate. È un esame preliminare che tornerà poi dopo il passaggio successivo in Consiglio dei Ministri e poi il regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Consiglio ha anche ascoltato la relazione del Ministro della Coesione sulla programmazione del ciclo dei fondi europei 2014-2020 e poi abbiamo svolto una discussione attorno all'organizzazione del semestre di presidenza italiano dell'Unione Europea dell'anno prossimo, il 2014. È stato creato, come sapete, il comitato per il semestre, per la presidenza e nel Consiglio dei Ministri sono stati assegnati i compiti ai vari ministri. Ogni ministro, come saprete, presiederà un consiglio di settore e quindi ogni ministro ha cominciato a operare, a lavorare per preparare il suo programma di settore e preparare poi il programma complessivo che riguarda il semestre stesso e la presidenza italiana. Ci siamo dati il compito che alla fine dell'anno saremo in grado di individuare i diversi punti della nostra presidenza. Aggiungo anche, prima di entrare nel merito del decreto legge che oggi abbiamo approvato, che il Consiglio dei Ministri ha anche deciso la nomina del nuovo prefetto di Milano, che sarà il prefetto Tronca, attuale comandante dei Vigili del Fuoco. Al suo posto andrà dal mese di settembre l'attuale prefetto di Torino di Pace. Entro nel merito rapidamente, ma darò subito la parola al Ministro Alfano e, come vedete, la novità di questo nostro Consiglio dei Ministri è anche la presenza accanto a me del Vice Ministro Guerra. Voi sapete che il Vice Ministro Guerra ha assunto le deleghe del Ministro Idem e quindi ha partecipato al Consiglio dei Ministri di oggi, che si è occupato di temi che hanno a che fare per l'appunto con le deleghe stesse. Il Vice Ministro ha lavorato alla preparazione di questo decreto legge che ha alcuni pilastri, è un decreto legge molto agile, sono in tutto 12 articoli, quindi è un decreto legge molto semplice, molto agile, che però interviene su alcuni temi che riteniamo in questo momento essenziali. In particolare avevamo promesso di svolgere un intervento molto duro, molto forte, di contrasto a tutto ciò che va sotto il nome di femminicidio. La promessa oggi è mantenuta, il cuore del decreto legge è esattamente questo. Riteniamo che nel nostro Paese ci fosse bisogno di dare un segno fortissimo, non è soltanto un segno, è anche concretamente poi un cambiamento radicale sul tema. Vedrete, adesso verranno illustrate le norme principali, credo che siano molto importanti. Sono molto orgoglioso che il nostro Governo oggi abbia deciso questo intervento, che essendo decreto legge è immediatamente attuativo. Ed è un intervento che deve dare un chiarissimo segnale di contrasto, di lotta senza quartiere al femminicidio. Voglio anche citare un secondo pilastro del decreto legge, che appunto riguarda norme che hanno a che vedere con la sicurezza, alcune emergenze, e il decreto legge comprende un articolo sul quale spendo una parola, perché è un articolo che riforma radicalmente il primo livello di interventi della protezione civile rispetto alle catastrofi e alle emergenze. Noi siamo abituati nel nostro Paese a una situazione per cui le emergenze durano infinitamente e l'allocazione dei fondi per le emergenze è un'allocazione dei fondi che avviene purtroppo in tempi biblici. E quindi le popolazioni, le località colpite duramente dalle catastrofi naturali si trovano a essere in una condizione di incertezza di regole e di incertezza per quanto riguarda l'emanazione soprattutto dei primi fondi. E soprattutto nel nostro Paese c'è un sistema per il quale non tutti i cittadini sono uguali di fronte alle catastrofi.
i cittadini dei territori nei quali ci sono sindaci, presidenti di regione o rappresentanti in Parlamento particolarmente bravi ed efficienti a far passare emendamenti e trovare risorse, sono trattati in un certo modo. I cittadini di territori che hanno subito catastrofi e che si trovano ad avere sindaci, presidenti di regione o rappresentanti in Parlamento meno scaltri o efficaci nel riuscire a trovare la strada per trovare l'emendamento giusto, il finanziamento giusto, si trovano ad essere cittadini di serie B. Deve finire questa discriminazione e attraverso questo intervento strutturale noi modifichiamo la modalità con cui si interviene rispetto alle catastrofi. L'intervento è un intervento per il quale, per l'appunto, l'emergenza è un'emergenza più rapida, più stretta, poi scatta la ricostruzione, ma l'emergenza viene gestita in modo rapido attraverso un'allocazione dei primi fondi emergenziali che sono gestiti direttamente dalla Presidenza del Consiglio, direttamente dal Dipartimento per la Protezione Civile. Quindi non c'è più quel giro articolato e complesso di burocrazia che spesso e volentieri porta a un'allocazione di risorse che viene fisicamente assegnata mesi e mesi dopo per l'emergenza, non per la ricostruzione, che è avvenuto un disastro. È un intervento assolutamente fondamentale, quello che viene oggi approvato, che consente per l'appunto di gestire le emergenze, dà al capo del Dipartimento della Protezione Civile le responsabilità e le possibilità per gestire l'emergenza, fermo restando che l'emergenza è quella lì, cioè quel pezzo di emergenza legata al momento in cui effettivamente è successa la catastrofe. La ricostruzione è un'altra partita che viene gestita attraverso la legge, le leggi che devono essere ovviamente approvate, ma e che non viene gestita con questa logica emergenziale, che serve soltanto per intervenire sui primi momenti, quelli sui quali non è possibile che ci siano frapposti ostacoli burocratici, perché sono i momenti decisivi per ristabilire la capacità di esistenza in vita di territori e di popolazioni. Accanto a questo c'è anche un intervento molto importante che riguarda il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, sempre nella logica della chiusura della vicenda di transizione delle province, la norma che gestisce la transizione della fase finale, visto che, come sapete, anche qui abbiamo mantenuto una promessa che avevamo fatto, l'abolizione delle province, l'impegno che ci siamo presi, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale di abolizione delle province e oggi attraverso l'inserimento in questo decreto legge della gestione della fase transitoria che serve appunto per evitare che poi nella transizione rimanga ciò che invece deve terminare e cioè deve scomparire. Termino qui, devo moltissimo ringraziare i ministri Alfano, Cancellieri, la devo ringraziare in particolare perché come vedete è subito operativa poche ore dopo l'incidente che ha avuto, ma non la ferma nessuno e credo che questo sia un bel messaggio per tutti, quindi la ringrazio moltissimo di essere venuta nel Consiglio dei Ministri, di essere qui qualche minuto in conferenza stampa e il Vice Ministro Guerra perché, come sapete, questo è un intervento complessivo che serve anche a dare un grandissimo messaggio, un messaggio legato appunto al tema del femminicidio, alla protezione di genere, alla protezione della parte più debole della nostra popolazione rispetto ai temi della violenza. Mi fermo qui, la parola al Ministro. Grazie. Nel giorno in cui si approva un decreto dedicato alla sicurezza ho il piacere di dire che è stato catturato questa notte a Londra uno dei latitanti inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi. Si tratta di Domenico Rancadore che era latitante da molti anni e che era fuggito in Inghilterra e ho anche il dovere di ringraziare non solo la polizia italiana, cui va una profonda gratitudine per l'indefessa ricerca dei latitanti, ma anche gli investigatori inglesi che sono stati così capaci di recepire le indicazioni provenienti dalla polizia italiana e di intervenire. Quindi un altro boss latitante, peraltro di significativa caratura, è stato assicurato alle patrie galere e alla giustizia. Ecco, questo era importante dirlo. Noi abbiamo oggi, lo diceva il Presidente poco fa, approvato una serie di norme che hanno tre obiettivi.
prevenire la violenza di genere, punire la violenza di genere, punire in modo certo, e proteggere le vittime. Quindi prevenzione, punizione e protezione. Su questi obiettivi che poi recepiscono la Convenzione di Istanbul, noi abbiamo organizzato una serie di norme che hanno uno scopo preciso: intervenire tempestivamente prima che il reato venga commesso, proteggere la vittima se il reato viene commesso, punire il colpevole e agire in modo tale che la catena persecutoria non giunga all'omicidio. Cioè che la catena delle persecuzioni, dello stalking, delle molestie, di atti persecutori vari, della violenza, non giunga all'omicidio. Di cosa ci siamo accorti in questi anni di sperimentazione dello stalking? Ci siamo accorti che spesso lo stalking, cioè le molestie e gli atti persecutori, non erano fini a loro stessi, cioè erano finalizzati poi a un reato più grave ed erano spesso il presupposto di un reato più grave. Ecco perché su questi basamenti abbiamo lavorato con Anna Maria Cancellieri e con Maria Cecilia Guerra e crediamo di avere realizzato un ottimo risultato che proverò ad esprimere in tweet, perché altrimenti, nonostante le norme siano poche, le decisioni sono tante, impiegheremmo troppo tempo nel raccontare quel che abbiamo fatto. Ma vi assicuro che i cittadini e coloro i quali, le donne, i minori che si sono trovati a subire queste violenze, capiranno esattamente in concreto in che cosa migliora la legislazione. La prima cosa è stata aumentata la pena di un terzo se alla violenza assiste un minore di 18 anni. Fin qui era fino a 14 anni, è stato portato a 18 anni. È stata aumentata la pena nel caso in cui la donna sia in gravidanza e quella in cui la violenza venga fatta dal coniuge anche se separato o divorziato o anche dal compagno pure se non convivente. La stessa aggravante è prevista anche per lo stalking, non solo per i maltrattamenti e per la violenza. Un punto che noi riteniamo importantissimo è che una volta che è stata fatta la querela, una volta che sostanzialmente è stata presentata una denuncia, quella querela è irrevocabile, cioè sottraiamo noi la vittima al rischio di una nuova intimidazione tendente a farle ritirare la querela. Nell'ambito di questo sistema noi abbiamo voluto ricordare che vi è una vicenda delicatissima delle molestie, che può non riguardare la vicenda di genere, ma anche un sistema di relazioni, magari tra ragazzi, che viene definita come cyberbullismo, cioè atti di molestie che vengono operati attraverso il canale informatico. Noi abbiamo previsto il cyberbullismo e lo abbiamo punito severamente. Anche questa ci sembra una scelta davvero, davvero molto importante. Un'altra scelta importante è che viene data alla polizia, alle forze di polizia, su autorizzazione ovviamente della magistratura, di buttare fuori da casa con urgenza il coniuge molesto che opera violenza. Cioè se vi è il rischio che da quelle minacce, da quegli atti molesti possa derivare un pericolo di vita o di integrità fisica, si può intervenire subito con un'azione preventiva autorizzata dal magistrato e richiesta dal questore. Mi sembra che questa dal punto di vista della prevenzione sia davvero una cosa molto importante e viene impedito a chi opera violenza nei luoghi domestici anche di avvicinarsi alla casa o ai luoghi di residenza. Altro aspetto che era un punto di vulnerabilità del sistema normativo. Spesso la vittima non sapeva più che fine aveva fatto il processo a carico dell'autore della violenza nei suoi confronti. Noi abbiamo inserito una serie di norme che prevedono che la vittima della violenza deve essere continuamente informata sul processo a carico dell'autore del reato, in modo tale che se c'è una scarcerazione, se c'è un fine pena, se c'è una qualsiasi evenienza, bisogna avvisare la vittima che colui il quale aveva compiuto un danno, una lesione, una minaccia, una molestia nei suoi confronti, ha avuto una evoluzione processuale.
altro punto, la assunzione in via protetta di testimonianze, cioè quando vi è un minorenne, quando vi è un maggiorenne che versa in stato di vulnerabilità, noi prevediamo delle regole di acquisizione delle sue testimonianze nel processo per violenza che vengano a proteggere questo minore oppure questo maggiorenne che sia vulnerabile. Altro tema importantissimo, l'arresto, la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di maltrattamento contro familiari e per quanto riguarda lo stalking. Cioè, da adesso è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, abbiamo inserito queste fattispecie di violenza tra quelle a cui i nostri tribunali devono dare una corsia preferenziale. Quindi corsia preferenziale di trattazione di questi processi. Infine, almeno per quanto riguarda questo capitolo, previsione del gratuito patrocinio, quindi l'avvocato gratis, nel senso che lo paga lo Stato, non lo paga la vittima della violenza, per la vittima della violenza, e questo a prescindere dal suo reddito. Cioè, qui a determinare la scelta dello Stato di pagare l'avvocato alla vittima della violenza non è la sua condizione di povertà, di indigenza, di non poterselo permettere, ma la particolare odiosità del reato ed una scelta di campo dello Stato che decide di schierarsi senza se e senza ma dalla parte di questo genere di vittime. L'altra vicenda che vorrei sottolineare con forza è la possibilità che da oggi esiste che chi sente, chi sa di una violenza in corso può telefonare alle forze di polizia e non vi è per proteggersi l'esigenza di fare una telefonata anonima, ma può dare il proprio nome e cognome e a mantenere il segreto, a mantenere l'anonimato, a mantenere la protezione di chi fa la denuncia ci pensa lo Stato. Quindi si può intervenire anche su denunce che non vengono dalla parte lesa, cioè dall'interessato alla violenza o dall'interessata alla violenza, ma che vengono da terzi soggetti, magari da un vicino di casa che ha sentito le urla e che può essere protetto dichiarando il nome, ma quel nome non verrà mai alla luce. E questa ci sembra una scelta molto importante. Altra cosa, abbiamo assistito a numerose violenze domestiche subite da cittadini stranieri in Italia. Bene, noi come scelta di campo, anche in questo caso netta, forte e chiara, dello Stato, abbiamo deciso di concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, esattamente come avviene per le vittime di tratta, a quei soggetti che subiscano violenza in Italia e che siano stranieri. Ci sembra un giusto riconoscimento per questo genere di vicende, per questo genere di situazioni. Monitoreremo costantemente con un osservatorio della polizia l'andamento della delittuosità su queste vicende in modo tale da tenere sempre un riflettore acceso e comunicare in Parlamento sempre questi dati in modo tale che tutti sappiano come evolve questo fenomeno. Mi avvio a concludere, prima di dare la parola al Vice Ministro Guerra, dicendo di altre due o tre norme che sono in questo pacchetto e che esulano un pochettino da questo genere di regolamentazione, cioè quello che riguarda la violenza di genere, e mi riferisco a una norma che punisce specificamente la frode quando avviene per via informatica con cambiamento delle proprie generalità, cioè abbiamo introdotto nel nostro sistema il furto di identità elettronica. Quando tu cambi il nome attraverso la rete e commetti una frode, sei punito con una aggravante specifica che riguarda il furto di identità elettronica. E per assicurare maggiore serenità a soggetti anche più vulnerabili, noi abbiamo previsto un'altra norma che riguarda una aggravante specifica in caso di rapina compiuta ai danni di un over 65, di un ultra 65enne, ai danni di una persona in un momento in cui abbia assistito un minore e rapine in danno di un minore. L'ulteriore segnalazione che faccio è che ha funzionato negli anni passati molto bene
una regola, lo dico alla vigilia del campionato di calcio e dell'avvio della Coppa Italia Professionisti, la regola dell'arresto differito. Sono calate le aggressioni nei confronti della polizia, sono calati i reati negli stadi. Bene, abbiamo deciso di prorogare per 3 anni l'arresto differito fino al giugno del 2016. Ulteriore decisione riguarda anche il principio che quando lo Stato decide un'opera pubblica, quell'opera pubblica deve essere realizzata e coloro i quali aiutano lo Stato a realizzare il proprio intendimento vanno difesi. Per cui d'ora in poi anche gli ingressi abusivi nei cantieri di Chiomonte e della stazione di Susa saranno puniti con la sanzione più rigorosa prevista per tutte le introduzioni in luoghi di interesse strategico. Grazie. Sì, è un'altra norma che abbiamo previsto e che una norma che ha creato, cioè che punisce un reato che ha fatto grande danno all'economia in questi ultimi anni, è il furto di rame. Si tratta di un metallo essenziale per la comunicazione e che ha fatto dei grandi danni nelle comunicazioni televisive, che spesso ha provocato interruzioni della fornitura elettrica, quindi blackout, che ha interrotto a volte il tragitto dei treni, che ha prodotto interruzioni nella comunicazione satellitare. Tutto ciò ha indotto il governo a introdurre una norma che punisca specificamente questo genere di furti che investono le infrastrutture strategiche. Grazie. Prima di dare la parola al Vice Ministro Guerra, chiederei a Anna Maria se vuole aggiungere una parola e poi la liberiamo ringraziandola ancora. Beh, io credo che sia molto importante richiamare l'attenzione su gli strumenti che vengono posti a difesa delle donne. La remissione di querela, cioè la querela che non debba essere ripetuta, è uno strumento straordinario, perché si è visto in passato che spesso le donne per difendere i figli rinunciavano a... E quindi sembra nulla, ma in realtà è uno strumento importantissimo di cui si avvarranno moltissimo. Poi tutti gli strumenti messi a loro disposizione per seguire i processi, l'andamento dei processi, l'agevolazione e soprattutto il sentirsi parte di uno Stato che è uno Stato amico, che è uno Stato che li protegge e che si fa carico di loro dal primo all'ultimo momento. Ecco, questo sono dei messaggi soprattutto di grande attenzione sull'universo femminile e soprattutto sulla sensibilità e sulla delicatezza che vivono le donne in questi momenti. Quindi mi complimento perché è assolutamente molto, molto, molto significativo e molto ben fatto. Grazie. Prego. Grazie, anch'io vorrei dire aggiungere qualcosa su quello che stiamo facendo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Vorrei sottolineare che buona parte delle norme che sono state ricordate dal Ministro Alfano e dal Ministro Cancellieri sono un proseguo di un'azione che è già in atto e che ha il suo punto di partenza con la ratifica che è avvenuta il 27 giugno, quindi pochi giorni fa, da parte del nostro Parlamento della Convenzione di Istanbul, e quindi è molto importante che ci sia subito un provvedimento normativo che declina in modo appropriato buona parte dei principi che con quella ratifica noi abbiamo portato nel nostro ordinamento. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è che il Governo si sta muovendo in modo compatto su questo tema della violenza di genere, che è in particolare violenza alle donne. Lo dimostra questo provvedimento, per la parte ovviamente che riguarda il tema, che è un joint, un provvedimento che è stato costruito insieme dai tre ministri proponenti, io non sono ministro ma per lo stesso, dai tre proponenti, con un lavoro di confronto molto, molto attento e molto accurato, e nel contempo è stata lanciata come coordinamento dal Ministro Idem e ripresa da me la costituzione di questa task force di cui avete tanto sentito parlare sulla violenza alle donne, che vede la partecipazione di un numero molto rilevante dei ministeri. Questo proprio a sottolineare che sappiamo, siamo ben consapevoli che non si interviene su questo tema soltanto con misure di tipo repressivo, che pure talvolta sono necessarie, e apro una parentesi, quando sembrano repressive sono anche di prevenzione, come nel caso della violenza assistita, che è una misura repressiva in quanto inasprisce una pena quando la violenza viene esercitata di fronte a un minore, ma sono anche di prevenzione perché si sa che
l'assistere alla violenza da parte specialmente del figlio maschio è uno dei fattori che poi induce a riprodurla, quindi non è sempre facile classificare le misure che si prendono, però dicevo che noi siamo ben consapevoli che ci vuole un'ampia opera di prevenzione e ci stiamo muovendo in questo campo creando quelle sinergie che le competenze dei vari ministeri sono in grado di creare, cioè ci siamo resi conto con i lavori della task force che ciascun ministero per le proprie competenze sta facendo delle cose su questo campo, però siamo convinti che da un'azione sinergica potremo ottenere dei risultati molto maggiori. Per questo abbiamo inserito nel provvedimento che oggi è stato approvato un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Questo piano d'azione, che dovrà essere costruito con i lavori della task force, è un piano d'azione che interviene su un campo molto ampio di temi, ne cito solo alcuni, alcuni hanno a che fare ovviamente con un'opera di informazione e sensibilizzazione diretta a tutta la cittadinanza, ma in modo particolare al mondo maschile, uomini e ragazzi, per capire quali sono le origini, dove nasce questo fenomeno che spesso si annida anche su stereotipi e conoscenze superficiali delle relazioni che intervengono fra sessi e così via. Ovviamente il campo dell'istruzione, dell'educazione dall'asilo all'università è un campo privilegiato di intervento, ad esempio per quella che viene chiamata educazione alla relazione, che tanto potrebbe migliorare nei rapporti fra i sessi e nel prevenire quindi i fenomeni di violenza a cui noi assistiamo. C'è una necessità di mettere in sinergia la raccolta di dati che pure avviene sotto diverse prospettive. Questa raccolta di dati non serve solo per conoscere meglio il fenomeno, monitorarlo nella sua evoluzione e nelle sue diverse caratteristiche, ma serve proprio anche per mettere a punto le azioni, anche esperienze di altri paesi, ma anche le buone pratiche che nel nostro paese ci sono, ci fanno capire che non tutti i fenomeni di violenza, cioè quando una persona si presenta alle forze dell'ordine o al sistema sanitario o anche ai servizi dei comuni, non è sempre conoscibile il grado di esposizione del rischio che ha, cioè lo stesso fenomeno di violenza potrebbe nascondere fenomeni di rischiosità molto diversi. Allora bisogna abbinare a una conoscenza dei dati una formazione professionale specifica di tutte le persone che si trovano ad accogliere in questi diversi contesti la persona che è vittima della violenza, per poter capire subito qual è il grado di rischio e decidere subito se orientarla e dove orientarla, qual è il percorso da seguire per prevenire, perché ovviamente il nostro fine principale è prevenire la violenza, specialmente nelle sue versioni più drammatiche. Per tutto questo, per fare tutto questo e altre cose che adesso non vi sto a raccontare, ma potete immaginare, è necessaria una struttura di governance ben delineata. Per questo abbiamo deciso nell'ultima riunione della task force di ampliare la stessa task force al contributo degli enti territoriali, quindi le regioni e i comuni in primo luogo. I comuni sono particolarmente importanti perché ovviamente sono sul fronte in tutta la fase dell'accoglienza e ovviamente interagiscono con la rete ricchissima che noi abbiamo e che va sostenuta dei centri antiviolenza, che spesso sono su base volontaria sostenuti dalle associazioni, quindi avere un'azione di sistema per noi significa coinvolgere tutti gli attori istituzionali. Grazie. È stato già detto, però permettetemi di rivolgere un grande ringraziamento al Ministro Idem che ha iniziato questo lavoro, e quello che abbiamo portato avanti poi è frutto anche dell'inizio di quel lavoro. Ci sono domande? Allora, se non ci sono domande... Buongiorno, Livia Michilli, Sky TG24. Scusate, al Presidente Letta, al Vice Premier Alfano, PD e PDL continuano a rinfacciarsi reciprocamente la volontà e la responsabilità di mettere a rischio l'esperienza di governo. Come vivete voi questa cosa, che siete al governo facendo parte di questi due partiti? E poi, se possibile, due domande specifiche. Al Presidente Letta, se vuol rispondere a Renzi, che ieri ha detto di andare avanti col governo senza cercare alibi al di fuori di esso, e invece al segretario del PDL Alfano, quando Epifani dice che il principio di legalità viene prima anche della stabilità di governo e chiede al Silvio Berlusconi di fare un passo indietro, cosa ne pensa?
Allora, mi consentirete, mi scuso molto con voi, siccome ho negli anni e in questi tre mesi, quattro mesi, imparato le regole della comunicazione, la comunicazione che noi vogliamo dare oggi è sulle norme contro il femminicidio e non copriremo questa comunicazione con altre questioni che non hanno niente a che vedere con questo. Quindi, per quanto mi riguarda, poi ovviamente il ministro Alfano è assolutamente libero di scegliere il tipo di comunicazione che vuole fare, però credo che sia troppo importante quello che abbiamo fatto oggi, è un messaggio al Paese di grandissima importanza e credo che in parte sia anche una risposta alle sue domande, nel senso che noi lavoriamo determinatissimi. Aggiungo anche che abbiamo fissato il 23 di agosto la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, quindi lavoriamo senza interruzione. Aggiungo anche che noi due, oltre altri ministri, saremo qui in sede la prossima settimana, alternandoci. Quindi, per quanto ci riguarda, il governo non va in vacanza, il governo continua a lavorare durante tutto il mese di agosto. Il 23 di agosto il prossimo Consiglio dei Ministri lavorerà su altri provvedimenti e, ripeto, considero che il messaggio che diamo oggi sia un messaggio molto importante, non soltanto per le norme repressive, ma anche per il messaggio che dà al Paese, un messaggio contro ogni forma di violenza su chi è più debole, ogni forma di macismo, di bullismo. Credo che sia un grandissimo messaggio anche di tipo culturale che oggi diamo, di protezione dei più deboli. Il governo vuole e propone che la protezione dei più deboli sia il centro di tutto. Benissimo. Domande, non sono le stesse. Okay. Grazie, buon lavoro.